Ciao ragazzi e bentornati ad una nuova recensione qui sul mio canale. Oggi parliamo di Tactical Padel Hellcafe, racchetta che io ho probabilmente un po' procrastinato perché è un po' tonda. Sapete che io preferisco racchette un pochettino più aggressive, un pochettino più rigide, ma devo dire che mi ha colpito perché è una pala molto generosa e dal punto di vista della costruzione non ha nulla da invidiare alle sorelle, possiamo definirle maggiori, al Toro, che io tendo a preferire. Sapete, la mia preferita in Tactical Padel è il Toro 2, senza dubbio. È anche però la più rigida, è anche la più cattiva, è quella che richiede secondo me più tecnica in assoluto. Lei invece riprende la stessa gomma, quindi ibride 5 strati della sorella El Toro 1, che tanto è piaciuta, ma con una forma tonda. Ed eccola qui la forma tonda di questa Hellcafe, che devo dire è una racchetta comunque, ripeto, piuttosto generosa. Abbiamo detto gomma in 5 strati ibride, esattamente come la versione El Toro 1, quindi stretta parente in termini di uscita di palla rispetto all'El Toro 1, ma con il vantaggio o svantaggio, a seconda insomma di come interpretate la racchetta, di un bilanciamento leggermente più basso. Bilanciamento che va dai 25,5 cm ai 26, in questo caso abbiamo una racchetta che ha 25,7 cm di bilanciamento con un peso di 360 grammi e rientra nella soglia di 3,55-3,75 che il brand prevede per questo modello qui. La costruzione esterna è un mix quindi di carbonio, 3K, Kevlar e fibra di vetro, quindi in realtà lei ha una costruzione unica nella gamma Tactical Padel. Tour estetico della racchetta che ovviamente riporta il protettore di serie. Se sentite qualche urlo è perché sono oggi a Bologna durante l'Open di Tactical Padel che si sta giocando qui. Oggi è il turno delle signore che si stanno sfidando ovviamente nei campi dietro di me. Ieri invece è stato il turno dei maschietti e ci siamo anche piuttosto divertiti. In ogni caso andiamo avanti. Racchetta che comunque esteticamente si presenta molto bene, ha una finitura come potete vedere a rilievo sulle facce. Sapete che non dipende da quello ovviamente lo spin, ma dipende da come la racchetta è fatta, da come è forata, e proprio in questo caso vi faccio notare che ovviamente al solito di Tactical al centro questa racchetta qui non è forata. Per coloro che la ritengono simile alla sorella Katana, in realtà ci sono delle differenze perché, come potete notare, qui il cuore è molto più rastremato, quindi è più snella in questa zona qui. Scelta cromatica che a me onestamente piace, quindi buon lavoro di diversificare un pochettino i colori da parte Tactical Padel e dare qualche opzione di colore in più. Ne approfitto anche per dirvi che se per caso vi piace questa racchetta qui, ma magari siete degli amanti più della El Toro 2, esiste anche la versione El Duque. La El Duque in sostanza è lei, ma con la gomma della El Toro 2, quindi un pochettino più potente, forse un po' meno generosa però. In ogni caso in questo video vedrete me che utilizzo sia lei sia la El Duque e con la complicità, possiamo dire così, di Jackie, proprietaria di Tactical Padel, che si è prestata anche come tester femminile per far vedere come funziona questa racchetta anche nelle mani di una ragazza che comunque gioca discretamente a padel, e quindi avrete un pochettino, diciamo, l'immagine di tutte e due. Ma questa recensione va su Hellcafe. Andiamo in campo, anche se in realtà già ci siamo in campo. Però ragazzi, prima di farlo al solito iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate sempre un grande like al video, anzi a tutti quanti i miei video, e ovviamente seguitemi su Instagram e su TikTok. E su Instagram vi ricordo che c'è il canale Broadcast dove vi avviso di tutte quante le offerte, offerte che in questo caso sapete che Tactical non sconta nulla, ma in descrizione trovate un codice per partecipare all'estrazione di un borsone che avverrà il 15 di novembre. Trovate il codice qui in descrizione se volete partecipare e vi potete pappare un borsone Tactical. Allora, come va questa Hellcafe? Possiamo dire da subito che è una racchetta che mi è piaciuta soprattutto per la gratuità, per l'uscita di palla che ha, per una sensazione non eccessivamente morbida. Mi era piaciuta la El Toro 1 come tipo di impatto, lei non è molto differente in realtà dalla El Toro 1, chiaramente accompagnata però da una forma tonda che va a dare una giocabilità secondo me superiore, anche una gratuità di uscita di palla superiore. E quello che mi ha colpito è proprio il fatto che ha una bella uscita di palla piena, ma che diciamo non va a disperdere energia. È una pala sicuramente alla quale trovo secondo me un piccolo difetto dal punto di vista del bilanciamento. Per come piacciono a me le racchette, tendo a preferire la linea del Toro perché sento la testa leggermente più carica, riesco a gestirla meglio. Lei ovviamente è più maneggevole, più equilibrata dal punto di vista delle reazioni, sempre però ricordando che il nucleo ibrido è comunque un nucleo piuttosto potente. Partiamo con il gioco dal fondo, dicendo che comunque è una racchetta che ha un'uscita di palla, come detto, piuttosto generosa, un'uscita di palla piena, qui la palla cammina e bisogna saperla gestire. Non parliamo di una tonda da principiante, non parliamo di una tonda da intermedio basso, parliamo di una tonda che va almeno nelle mani di un intermedio pieno, che sia destra o sinistra, perché in sostanza lei sa essere anche piuttosto aggressiva, sa essere veloce, risponde comunque bene a chi mette un poco di braccio in più, anche senza esagerazioni. Ma secondo me lei è la vera tuttofare in casa Tactical Padel, perché rispetto a Katana trovo che sia
sia un po' più potente, ha lo stesso più o meno livello di agilità, ma è comunque una pala che ha una sua consistenza generale in termini di risposta. Mi piacerebbe un bilanciamento un po' più alto per riportarlo un pochettino in stile Raptor di Starvai ad esempio, però devo dire che è possibile anche personalizzarla magari applicando un pochettino di peso su, cosa che ho fatto e mi è piaciuta tantissimo, e da lì onestamente le differenze con le sorelle del toro cominciano un pochettino a sparire, potendo contare poi anche su una forma tonda che sicuramente offre una tolleranza maggiore dal fondo. In ogni caso, provandola in diverse occasioni, sia in partita sia in allenamento, mi ha sempre stupito la facilità con la quale lascia andare via i colpi con un movimento giusto. È una racchetta che si attiva facilmente, non è una racchetta sicuramente da giocatore che tocca pianissimo la palla, ci vuole un minimo di attivazione, ha veramente un minimo, molto meno secondo me rispetto alle sorelle il toro, più nel range diciamo katana, quindi un'attivazione da gesto tecnico, ecco. Ma è una pala comunque tollerante, è una pala giocabile per molti livelli, ripeto, un intermedio pieno comincia a sfruttarla in maniera anche aggressiva, e dal punto di vista difensivo devo dire si difende piuttosto bene, perché si maneggia veramente bene, è molto equilibrata, e nonostante io come detto preferisca un bilanciamento un pochettino più alto, mi sarebbe piaciuto vedere un atteggiamento ancora più aggressivo su una pala del genere, che mi aspettavo tanto difensiva, tanto tranquilla, e in realtà non è così tranquilla. Diciamo che è molto equilibrata, e non un equilibrato fiacco, un equilibrato stanco, un equilibrato che comunque fa quello che le chiedi di fare. Anzi, per di più, se la si spinge un pochettino più forte, bisogna essere capace di controllarla, perché questa signorina qua, anche dal fondo, anche nei colpi, diciamo, in uscita di parete, è piuttosto energica, andando già sui ritmi medio e medio alto, secondo me dà il meglio di sé con la sua generosità in uscita di palla e con questo nucleo in 5 stati che comunque funziona veramente bene. Sempre sull'uscita di parete devo dire mi sarebbe piaciuto appunto un bilanciamento più alto per sfondare un pochettino di più la pallina. Bisogna controllarla un pochettino quando la si spinge, perché comunque la sensazione della testa me la perdo un pochettino, l'avrei preferita più carica. Con lei il toro sento la racchetta più presente in mano, con lei devo tirare un attimino i remi in barca, cosa che nel padel ovviamente può aiutare, ma dipende un po' dallo stile di gioco. Se pretendete di forzarla tutta non è lei la racchetta ideale, se invece volete una racchetta che vi aiuti ma che possa essere anche un poco aggressiva in contrattacco e in attacco, devo dire che lei il suo lavoro lo può fare veramente bene. Tornando per un attimo dal fondo, ho apprezzato la facilità con la quale rispetto ad altre racchette tactical riesce a dare uscita di palla, ha un'uscita di palla piena, ha un'uscita di palla consistente, ha un'uscita di palla che comunque mi soddisfa, anche per me che per esempio che gioco a sinistra e preferisco soluzioni più cariche, e ripeto, cercando di centellinare un po' di più il gioco senza doversi trattenere, ovviamente parliamo di giocare in maniera un filo più sciolta, lei ovviamente ha una prestazione secondo me alta dal punto di vista dei ritmi medio e medio alto, quindi se si gioca in controllo lei diventa generosa e permette molto, se si gioca invece in spinta sicuramente lei il toro 2 e 1 offrono quel pizzico di bilanciamento in più, quel punto dolce leggermente più alto che può offrire qualcosa in più. Tuttavia qui sul punto dolce voglio dire una racchetta piuttosto tollerante, guardate la forma, non è una tonda tipica, in realtà la linea delle spalle è questa qui, quindi fondamentalmente impatta bene anche per chi come me è abituato per esempio più a giocare con le diamante, e su questo mi ha stupito, non l'ho trovata mai mancante dal punto di vista del punto dolce, non l'ho mai trovata irregolare dal punto di vista del punto dolce, e sicuramente questo è un aspetto nel quale primeggia sulle sorelle diciamo un poco più spinte. A rete mi ha molto colpito il tatto, ha un tatto delicato ma comunque comunicativo, trovo il toro 2 sicuramente più sensibile, il toro 1 un filo più sensibile, ma lei è appena dietro e la palla si sente piuttosto bene, mi ha dato spin, mi ha dato controllo, mi ha dato soprattutto uscita di palla, e giocando con il peso del corpo già la volée è efficace, quindi sulle volée nulla da dire, è una racchetta che comunque riesce a darmi una prestazione completa, piena, non l'ho mai sentita rimaneggiata o mancante, l'ho sempre sentita solamente da controllare un attimo di più rispetto alle sorelle con la testa più pesante, che permettono di entrare in maniera più animalesca. Lo fa fare anche lei, fa entrare comunque forte sulle volée, non c'è nulla da dire, però un attimo di controllo in più le va dato. Stesso ragionamento si può applicare ad esempio a Vibor e Bandeca, dove sostanzialmente il colpo più ampio, più spinto lo accetta, il suo spin è molto buono, devo dire mi ha colpito, anzi ritengo che forse rispetto al toro 1 con la quale condivide lo stesso nucleo, in fin dei conti riesca a dare un po' più di spin. Devo dire, in generale sui colpi al volo, come sulle volée, anche su Vibor e Bandeca, non si comporta male, si può spingere senza strafare, lì mi manca un po' sempre la sensazione della testa, è più una racchetta in
stile di chi vuole la racchetta molto equilibrata dal punto di vista del comportamento. Non tende mai a chiudere la testa e anzi bisogna ricordarsi, diciamo, di comandarla e di comandare la testa per portarla a fare quello che si vuole. Quindi è un po' tecnica. Sicuramente, motivo per cui già prima ho detto, non è una racchetta da principiante, non è una racchetta da intermedio base, è una racchetta da almeno intermedio pieno, ma ci ricava molto di più, secondo me, già un intermedio avanzato e un avanzato che sanno gestire appunto il telaio, che sanno riconoscere come utilizzare un telaio. Andiamo sullo smash, dove non male, è una racchetta però che tende a mettere la sua di spinta, non ama essere forzata al 100%, un po' come avevamo visto per la El Toro 1. C'è un range al quale funziona meglio, sicuramente il ritmo medio alto è il ritmo al quale lei offre una prestazione migliore rispetto ad un ritmo alto, dove il filo di ritardo di uscita di palla dalla faccia è un po' la leggerezza, diciamo, che ha per la testa, ma non è anche leggerezza, possiamo dire, quindi una testa meno carica rispetto alle sorellone e Toro, diciamo, impongono una serie di accortezze da osservare. Al ritmo medio alto comunque sa spingere bene, sa spingere forte, lo spin è molto buono, per cui il portress, per quanto mi riguarda, si gioca in maniera abbastanza facile, non tanto da lontanissimo, ma comunque già dai 3-4 metri alla rete, onestamente si trova un portress comunque di livello, per quanto mi riguarda è un portress soddisfacente, più per l'uscita di palla e lo spin che non per la potenza assoluta, perché come vi dicevo prima non è una racchetta da sfondamento in termini di potenza, ma ha un'uscita di palla piena, quindi va sfruttata per quello che è. Per quanto riguarda invece lo smash piatto, è sicuramente meno ficcante rispetto ad una El Toro 2 che spinge molto di più, la El Toro 1 spinge un po' di più, non è male lo smash piatto, è una discreta testata sulla palla che riesce a dare il suo risultato, ma non aspettatevi la potenza di fuoco ovviamente della El Toro 2, che da quel punto di vista in termini di potenza, in termini di potenza assoluta, fa decisamente un altro lavoro. D'altronde il suo ruolo non è quello della potenza assoluta, ma è quello della totalità di gioco. Lei è la vera racchetta a tutto fare di Tactical Padel e fa tutto veramente molto bene. Se non le chiedete la luna, sa far veramente tutto. Ho dimenticato i voti, ma ne approfitto per una cosa, perché è partita la mia collaborazione con il Cupra Garage di Napoli e in questo momento sto guidando la Cupra Born, il mio nuovo ufficio in sostanza, che mi ha messo a disposizione appunto Gruppo del Priore, Cupra del Priore, ovvero il Cupra Garage di Napoli. E allora parliamo dei voti di questa Hellcafe. Uscita di palla, merita un bel 8 secondo me, perché ha una grande uscita di palla anche in relazione al peso comunque contenuto. Potenza, le do un 7,5, un po' di peso in più in testa, avrebbe dato sicuramente qualcosa in più in termini di cattiveria, la cattiveria non le manca, ma poco di massa in più, è vero, ci sono le El Toro sono quelle a diamante, per cui goccia diamante, in realtà una forma ibrida goccia diamante, però si poteva secondo me osare qualcosa in più per distaccarla un attimo più dalla katana. È diversa dalla katana, ma un poco più di differenza non avrebbe guastato. Controllo, le voglio dare un 7,5 perché il controllo c'è, ma qualche volta mi manca un po' la sensazione di dove sta la testa, per cui se spingo un po' di più me la perdo un po'. Provo che il Toro diano un controllo più intelligibile. Come punto dolce le diamo un buon 7,5, se lo merita tutto, è una racchetta comunque piuttosto tollerante, anzi più che un 7,5 le darei un 8 meno. Katana tollera qualcosa in più, l'Hellcafe è un poco più belligerante. Come feeling le do un 8, mi piace come impatta la palla e in generale le Tactical Padel si distinguono perché la palla si sente. Spin, le do un 8, lo spin lo prende veramente molto molto bene, mi piace come offre spin questa racchetta. Giocabilità, le do un 7, non perché sia una racchetta difficile, ma perché secondo me offre il meglio nelle mani esperte di un giocatore almeno intermedio, pieno. Ci vuole un braccio non traballante, secondo me, per sfruttare le sue buone doti. Gioco dal fondo, 8 pieno, se lo merita tutto. Difesa, direi un 8 meno anche qui, ha una buona capacità di difensiva, ma ci vuole un poco di tecnica per sfruttarla al meglio. Togliamo 8 meno, vediamo 7,5. Uscita di parete, le do un 8, è vero, non si lascia forzare tantissimo perché ha un filo leggera sulla testa, però fa tutto molto bene, è generosa, vuole spingere lei e mi piace ogni tanto che la racchetta faccia questo per me, non sempre, ecco perché preferisco la El Toro, soprattutto la 2, però il suo lo fa. Comfort, ci sta un 8 pieno, una racchetta comunque confortevole. Gioco al volo, le do un 7,5, si comporta molto bene al volo, mi piacerebbe più peso in testa, l'ho detto. Smash piatto, le do un 7 perché le El Toro offrono di più, non è un martello, è un martelletto, mettiamola così. Smashing kick, le do un 8 pieno perché
è generosa e lo spin lo rende molto bene, per cui sebbene da molto lontano non sia una racchetta capace di un'enorme potenza, però lo smashing kick lo garantisce nelle mani di chi sa fare il gesto tecnico. Bene ragazzi, al solito le la trovate sul sito di Tactical Padel Italia, tutti i riferimenti sono qui sotto, sapete che Tactical non fa sconti, prezzo costante tutto l'anno, ma come detto all'inizio del video trovate un codice che vi dà diritto a partecipare all'estrazione di un borsone che avverrà il 15 novembre, quindi un borsone Tactical per tutti coloro che acquisteranno non un Elkefe ma una qualsiasi Tactical Padel con il codice che trovate qui sotto sul sito di Tactical Padel Italia. Per quanto riguarda me ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate sempre un grande like a questo video e a tutti i miei video quando li incontrate, e ricordatevi di seguirmi su Instagram e su TikTok. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.